Sembra una storia uscita da una favola, l'amicizia tra gatto e la volpe, il tutto nato da una ciotola in giardino. L'amicizia tra gatto e volpe è nata a Laglio, nella provincia di Como, in un giardino privato. Potrebbe far pensare ad una trovata, sfruttando la copiata di Pinocchio, ma è nato tutto in maniera spontanea. La scena si è ripetuta per lungo tempo ed è diventata uno spettacolo per tutto il paese. L'amicizia nata dalle cene in giardino. La volpe, sicuramente affamata, era entrata nel giardino del signor Mario Gigliotti. L'ha lasciata mangiare tranquilla, dandole grandi quantità di pasta, mele, asparagi e pere. Colpito dall'animale, uno dei suoi due gatti. Il maschio ignora completamente la volpe, mentre la femminuccia incuriosita si è avvicinata al nuovo ospite. Pare che fosse in realtà attirata dal cibo proibito al gatto, iniziando a mangiare gli asparagi. Dati alla volpe. All'inizio i due si sono studiati a distanza, ma poi dopo i primi timori iniziali, la gatta e la volpe hanno iniziato a mangiare insieme dalla stessa ciotola. Un'altra cosa particolare è stato il fatto che la volpe si sia affezionata al signor Gigliotti. Lo aspettava sullo zerbino di casa, non fuggire quando lo vedeva, riconoscendo il suo volto e lasciandosi avvicinare. Tutto il paese sapeva delle visite della volpe, guardando estasiato lo spettacolo, anche se era da immaginare che ogni bella favola, prima o poi purtroppo termina. Il legame tra i due animali ha avuto fine. La volpe, dopo soli 6 mesi di frequenza assidua e puntuale dell'abitazione, non si è più presentata alla porta. Non sappiamo il perché la volpe non sia più andata a mangiare insieme alla sua amica. Sicuramente la storia resterà indelebile, anche grazie alle foto scattate dal proprietario del gatto e dal paese. Chissà se la volpe tornerà a far visita alla sua amica gatta.